Quando prendo i mezzi pubblici, quando vado al bar, quando vado al ristorante con gli amici, vedo sempre più persone che sono totalmente immerse nel loro telefono, come se stesse risucchiando il loro tempo, le loro energie. E questo mi fa pensare molto. Connect è un progetto Erasmus nato da un'idea di disconnettersi dalle tecnologie e riconnettersi con noi stessi, con i cinque sensi. Chiederemo ai partecipanti di disconnettersi per 8 giorni. Gli verrà richiesto di lasciare il loro telefono, lo chiuderemo simbolicamente in una grande cassa di legno, proprio a voler creare una separazione fisica da telefoni, computer, ma in generale tutte le tecnologie elettroniche, i device elettronici. Is completely mechanical. It's I have to say exactly. So there are two different things behind that you have to charge every evening. Ich bin Gregor. Mi chiamo Margherita. So, ich bin Joran. Sono Simone. So, ich bin Seva. Ich heiße Marian. Ich denke, dass ich relativ viel an meinem Handy verbringe. Tehnologiju koristim otprilike 8 do 10 sati dnevno. Meine Motivation war, dass ich schon sehr lange mal einen Digital Detox quasi machen wollte. Oprosti, mamo, nisam te zaboravio, ali jednostavno bilo je toliko predivno s ovim ljudima tu uživati u prirodi, uživati u druženju, da mislim da ću tako nastaviti dalje, jer ta tehnologija stvarno izgleda nema smisla. Pa, tokom ovog projekta sam naučila puno toga o sebi i u mom odnosu kako se snalazim u grupi ljudi, ali isto tako sam naučila da mogu bez tehnologije, da mi nije potrebno da ispunim dan ili da se zabavim, tako da definitivno ću to primijeniti u svom životu i smanjit ću svoje vrijeme provedeno na internetu, na mobitelu i tako dalje. Dunque, un momento magico che mi è successo durante lo scambio, penso che sia stato durante la passeggiata che abbiamo fatto nella natura, perché eravamo tutti in silenzio. Effettivamente camminare nella natura da sola non è qualcosa di totalmente nuovo per me, però farlo in 20 e più persone totalmente in silenzio è stato quasi magico. Da habe ich gemerkt, wie schön es doch ist, wenn man sich wirklich mit Menschen vereint und nicht die ganze Zeit in seinem Handy ist, nur weil man nicht weiß, was man sagen soll oder weil man denkt, dass der andere eine komische Geschichte erzählt. Dopo una settimana di disconnessione sono veramente troppo felice, veramente troppo. Sinceramente penso che sarà totalmente diverso poi approcciare, accendere un computer o scrivere un messaggio, ricevere una chiamata, continuerò a pensare in maniera molto diversa
dopo aver vissuto queste esperienze magnifiche che proprio hanno fatto dimenticare quello che è praticamente un prolungamento delle nostre braccia, per sfortuna in questo caso. Perciò veramente contento.